E buon salve ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo quinto episodio e penso anche ultimo del walkthrough di Shadowkeep. Nello scorso episodio abbiamo visto, raga, come la presenza di questa nave piramidale stia tormentando Eris e abbiamo parlato un po' di questa teoria. Vabbè, non ve la sto a rispiegare, raga, se vi siete visti gli scorsi episodi, bene, altrimenti recuperatevi perché è lunga la cosa. In questo episodio andremo quindi finalmente ad avventurarci all'interno della piramide e dovremo vederne delle belle. Ci siamo messi tutto il full set orribile della luna. Detto questo, buttiamoci subito nella piramide. Non so sinceramente cosa aspettarmi. Secondo te che succede alla fine tra tutto quanto? Boh, io sono curioso di entrare. Da te non stanno parlando? No, da te sì. Ah, sì. Niente, il bug ha colpito ancora. Faccio un riassunto di quello che è successo. Dice tocca entrare. Ok, quindi ossessionata come al solito. Deve essere una cosa fighissima, raga, perché cioè entriamo per la prima volta a contatto, in contatto puro e vero e crudo con l'oscurità vera e cruda e pura. E poi ci sta mettendo una marea di tempo ste navette ad arrivare con le triangolari, cioè. Sì, effettivamente. Ora fermate la polizia interstellare. E va bene. Qui i fantasmi sono sempre quelli. Lo spettro parla. Si protende, lo sento. Si sta glitchando lo spettro, raga. La piramide ci attende. Oddio, non so veramente cosa stiamo andando. Non so, perché qui stiamo andando. Abbiamo incontrato Crota e tutti gli altri amici, quindi. Ci sarà un percorso magico che ci in realtà entrare. Boh, a me tocca ammazzare tutti. Spero che non facciano come al solito, che alla fine lasciano sempre le cose a metà, ovvero non si capisce niente tutto quello che è successo nell'espansione. Spero che ci sia una conclusione o perlomeno una spiegazione. Dubito concludano, oddio. Vabbè, non conclusione perché? Conclusione, però insomma, spiegatemi un attimo che succede. E mo? Oddio, che succede? Buttarci di sotto. Si è aperta la porta. Questa sensazione. Siamo passate molto insieme. Ah, lo spettro parte bene. Lì c'è una porticina che si è aperta. Lo so, ma tocca già. Lo spettro che parte dicendo ne abbiamo passate molte insieme, tipo addio. Sì, simpatico, cioè. Ma che è, uno spettro? Non lo so. Ah no, è un buco. Ma comunque è enorme sta roba. Oh. Aiuto! Oh! Oddio, sembra uno spettro però, Bellezza, verità. È ciò che ci attende all'interno. Non si torna più. È tipo un buco nero. Madonna, dammi. Oddio. Io sono già entrato. Anch'io. Ragazzi, stiamo entrando nella nave piramide. Cioè. Ingresso. Wow. Ed è uno stile totalmente nuovo. Come benvenuti, vi stavamo aspettando. Show, che cazzo dici? Che parla attraverso lo spettro, sto stronzo? Oh, che so quei due puntini. No, che inquietanza, raga! No, via! No, guarda quanto sono inquietanti quei cosi! E si sente anche tutto vattato! Siamo così vicini ora. Dove sta andando? Avvicinatevi un po' di più. Sopra un cacchio. Cioè, raga, il fatto che sta gente, che non sa chi sia, parla attraverso lo spettro. Adesso il mio vuol dire che. No! Sì. Vuol dire che è effettivamente quello che lo spettro ci diceva, ovvero gli hanno invaso la luce. Potremmo usarle super. Oddio, Tommy, vieni, dai. Arrivo. Sembrano oddio. Cordiali finora, Cordiali, oddio. Ma non così aggressivi. C'è Gaul. Non gli spara. Siamo cordiali, abbiamo detto. Al cazzo siamo cordiali. Non sparare. Ah no, ok, davvero? Bellissimo, cioè. Oddio, ma è la stessa ambientazione. Ci dobbiamo rifare la missione di Gaul. Ciclato pure le missioni. Raga, sono tipo bello. Cioè, sono senza parole e allo stesso tempo gasatissimo, perché l'ambientazione è completamente nuova. Vabbè, questo fatto che riprendano le missioni passate è un'esigenza di normale. Gameplay. Qui atterrato tantissimo. Io mi tengo la bolla per Crota, così i feels lo. Ma gli si può far danno?
Sì. Quando è bianco sì. Ma prima era diventato. Dai crepa. Vai. Gaul è andato. Vai. Lui è andato, ora ci porta nella nave, sotto. Quante vite perse nella guerra? Destra o sinistra? La luce fu portata via con tale facilità. Nella luce c'è solo debolezza. Ah. Nella luce c'è solo debolezza. Destra? Ragazzi. Destra, destra. Oddio, che ansia questo però. Chi è questo che vola? Ma mi sta fa? È struppio. Ci vuoi ancora? Qui è pieno di spettri, raga, di fantasmi. Oddio. Oh, ma che? Ok, l'accezione horror di cui parlavano l'hanno presa in pieno qua. Per fanatico. Già con metà vita come nel... Ma povero. Va bene che è una pippa il fanatico però. Solo nel cala rompe le palle. Sì, è vero. No, si è scalzato, infame. Ah, è morto. Senta. La luce ha abbandonato Kate. Mm. L'ha lasciato a morire. No. E ha impedito di salvarlo. Che infami. Ci tirano fuori pure che... Ma non è che magari è un'altra coscienza del nostro spettro? Oddio. Non mi glitcia così tanto che... Io qui... Partono le peggio teorie. Aspetta, così brucia qualcosa. Oh, questi raga però... Noi ste colonie le abbiamo già viste in giro, E dove? Dai 9. Mm. Erano dorate ma erano così. Qui c'è carote. Qui c'è carote. Aspetta. Sì, dobbiamo andare per forza la carote. Che ansia. Oh, raga, qui rientriamo nel raid. Ma... Porco. Un pugno a spade. Dammi la spada. Ma la lascia la spada? Sì, ce la lascio. Sì, infame, l'hai presa tu, non ho capito. Vado a spadare crota. Vai, andiamo. La superanima? È già l'ultima fase di danno. Ah, di danno però? Sono arrivato adesso un attimo. Niente, Crota è stato più facile che Crota in solo. Per fare danno solo te, eh? No, io ho finito la struttura a spada. Serve un altro impugno a spade. Che non vedo. Altro giro. Non l'abbiamo one faceato, dai, però. Infatti sta muovere. Ah! Dov'è? Oh, però dai su. Ah, no, tocca fagli tutti e due, devi fare tutti e due. Vabbè, certo, perché è un incubo, non è solo l'incubo spazio. Vai. E anche Crota è andato! Adesso chi ci dà? Se mi dà Oryx, ragazzi, cioè. Non ti dà Oryx, senza Oryx. La luce non ha fatto nulla per impedirlo. Ce l'ha con la luce, ce l'ha. Lui conosce. Che figo è? Che è quello a fare? Oddio. Ma è Vegeta. Tomma. 3, 2, 1, vai. Ah. Oh, sì. Fermi tutti. Ce l'hai fatta. Abbiamo udito le tue grida d'aiuto. E molto presto risponderemo. Tu chi sei? Non riesci a riconoscerci? Noi non siamo tuoi amici. Noi non siamo tuoi nemici.
Siamo la tua salvezza. Raga, ma che vuol dire? Ma credo che... sono trippatissimo. Ma proprio non lo so, tu. Aiuto. Ti prego, spiegatemi qualcos'altro, perché io non ho capito niente. No, Tommy, ma che è? Perché era uguale a noi? Non lo so. Perché parla al plurale? Perché siamo la sua... eravamo su io, vero? No, ok, eravamo sul giardino nero. Al giardino nero? Eh sì. C'era il... ma mi sembrava io. No, c'era la montagnona, quella del... ah, coso. Già, c'era il grande Pichu. Che vuol dire non siamo tuoi amici, non siamo tuoi nemici? Non ne ho idea. Non ne ho idea. Ma andiamo a parlare con Eris e vediamo che c'ha. Intanto gli fantasmi sono sempre di più qua. Non sono la nostra salvezza. Sono la nostra fine. Questo è stato un sabotaggio fin dall'inizio. Sanno che siamo qui. Sanno che cosa abbiamo trovato. Forse il manufatto che hai preso è contaminato. Dopotutto, volevano che ce l'avessimo noi. Ma un tesoro come questo vale troppo per poterlo distruggere. Io devo restare e lo devo studiare con la massima attenzione. Qualsiasi cosa scopra, tu sarai il primo a saperlo. E va bene, quindi la mia teoria innanzitutto era errata. Quindi... ma lei sta diventando tipo tutta... la vedi? C'è tutto il rosso intorno, dici? Sta diventando un incubo. Non sto capendo, non ho capito niente. Però ci dà il ricordo di Saimota. Saimota fu una cacciatrice che ci accompagnò nel nostro viaggio senza speranza per ottenere vendetta su Crota. Molti di noi non ce la fecero. Lei cadde vittima della maliarda Omnigul e morì ridendo. Riscatta il vero ricordo di Saimota per Aris Morn. Inizia cercando la camera del nucleo di sistema all'interno del settore prodotto rivoluzione R1. Ok, continuo a non capire niente. Vediamo di andare da Zavala e vedere cosa ci sa dire lui. Ok, vediamo un po' cosa ha da dirci Zavala riguardo questa cosa, perché non so se in realtà lui sì, ne sa qualcosa, perché nella prima missione certo, non deve parlarci. Andiamo a vedere. Vai. Crota, Oryx, Gaul. Ci dà un prisma ottimizzante. La lista di coloro che hanno cercato di sottrarci la luce non finisce mai. Ma questa nuova minaccia... non abbiamo mai affrontato nulla di simile. Spesso mi capita di pensare al crollo, a come sarebbe andata se i guardiani fossero stati presenti. Ma non devo aspettare che tornino per avere la mia risposta. Si trova già qui, davanti ai miei occhi. Sono la nostra salvezza, dicono. No. Noi saremo la loro. Quindi questa cosa perlomeno Zavala l'ha interpretata come una minaccia. Io lo vedo convinto Zavala, ma non lo so. Andiamo a parlare con Icora e vediamo che ne pensa lei, che è un attimino più filosofica. Quelle cose, la salvezza, ribandano i nostri dolori, ma per cosa? Per distrarci o distruggerci? Abbiamo passato troppo tempo a rimuginare su tragedie fuori dal nostro controllo. Il crollo, la guerra rossa. Kate. Basta. I nostri nemici si fanno avanti con sfrontatezza. Ma sottovalutano la forza dei guardiani. Vogliono combattere. Noi li accontenteremo. Ok. La faccenda non è semplice, nel senso che Zavara e Icora sono partiti molto molto cazzuti, nel senso sono nel mood, se ci vogliono attaccare, se vogliono la guerra, gli daremo la guerra essenzialmente. Al che però mi viene un dubbio, considerando che sono riusciti a utilizzare il nostro spettro come, diciamo, altoparlante così semplicemente. Vuol dire che in qualche modo la luce non è che gli faccia proprio male, cioè nel senso la controllano a loro piacimento, perché se ne fregano alla grande, anzi. Cioè nel senso
Vabbè, non so quanto ci conviene, quindi... Boh, ragazzi, qui parte la discussione. Sotto nei commenti scatenatevi, dite tutto quello che pensate riguardo a questa roba. E direi che se il video, come anche la serie, vi sono piaciuti, lasciate like, commentate e condividete oggi tutti quelli che lo conoscete e che non conoscete. Che c'è tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche del bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo domani con un nuovo video. Mi raccomando, spolliciate la serie, condividetela e commentate con tutte le vostre teorie riguardo a quello che è successo, perché si apre un mondo, come avevo detto, non abbiamo più di uno, la spiegazione. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao. E io sono Gaul, per la tua luce. M